Vi parlerò in modo particolare di come stanno vivendo i testimoni di Geova in questo momento, il periodo del coronavirus. Faccio una breve premessa perché noterete che spesso farò riferimento alle telefonate, alle mail che riceviamo, quindi veramente sono innumerevoli, non posso più dirvi quante sono veramente tantissime. E molti ci scrivono anche, ma è poi vero quello che dice Politi? Allora, faccio questa premessa dicendo, se c'è qualcuno che non crede, se faccio riferimento a delle mail, eccetera, l'invito appena finito la pandemia di venire a Modena presso la nostra sede e sarò in grado di dimostrarle, naturalmente non di fare i nomi e cognomi, ma di dimostrare le mail di quelle persone che ci scrivono, eccetera. E quindi mentre sono a disposizione per tutte le autorità in ascolto per dimostrare appunto quello che dico e mi prendo le mie piene responsabilità. Il mondo sta piano piano risvegliandosi dal torpore del pandemico, quindi noi lo sappiamo. Ci sono comunità dove il lockdown però è una situazione perenne, senza mai una via d'uscita. E una di queste organizzazioni, appunto, sono i Testimoni di Geova. Per i Testimoni di Geova, i governi del mondo vengono chiamati Cesare, infatti fra di loro, da sempre, da quando esistono finora, quando si rivolgono ai governi, dicono Cesare dice, Cesare ha detto, dobbiamo ubbidire alle leggi di Cesare. Quindi c'è questo modo di agire all'interno delle congregazioni, anche nel 2020, quando si parla tra di loro, si riferiscono appunto all'antico appellativo che avevano all'epoca romana, i Cesari del tempo, cioè i governanti. Spesso, per milioni di persone, impropriamente, i testimoni di Geova vengono definiti un popolo rispettoso. Infatti, molti di voi lo dicono, ma sono brava gente, ben vestiti, ben educati, sono rispettosi di quelle che sono chiamate le regole. Ecco, desidero sfatare questo mito. I testimoni di Geova non sono una comunità rispettosa in toto delle regole. Quindi non sono rispettosi in generale, completi, minuziosamente di tutte le regole. Sono una comunità che quando conviene fa di tutto per rispettare le proprie regole, quelle regole basilari, eccetera. Naturalmente ci sono poi dei distinguo che adesso vi farò presente, e quelle imposte poi dai governi. Più un'organizzazione si tinge di bigottismo, e più l'ipocrisia fa da padrona. E guardate, sono in grado di farvi vedere cosa scrivono molti testimoni di Geova dicendo Rocco, dillo a Radio Maria, l'ipocrisia che c'è nelle nostre congregazioni. Sono in grado di farvi vedere quello che scrivono. Sì, molti di loro si rendono conto che c'è questa ipocrisia e c'è in abbondanza. Quindi non tutti i testimoni di Geova sono tenuti al rispetto delle regole interne. Questo genera questo spirito che nelle congregazioni si sta diffondendo, questa novità che vi porto, e quali sono? Che ci sono dei clan elite, questi clan elitari che sono al di sopra persino delle linee guida dettate dall'Organizzazione dei Testimoni di Geova. Questo modus operandi ha prodotto nel tempo una netta spaccatura tra quello che è il popolo, il popolino all'interno della congregazione, e la nobiltà. Io vi uso questi termini per farvi capire le differenze che ci sono, no? Tra popolino e nobiltà. E cioè chi è il popolino? Quelle persone ingenue, sprovvedute, vedove, gente che, come devo dire, non ha nessun aggancio, non può dire parlo col sorvegliante, parlo col tizio, parlo col Caio. No. E queste sono tenute sempre sotto scacco all'interno della congregazione, vengono viste se sono ubbidienti, se mettono in pratica o no le cose che vengono dette dagli anziani. E in un periodo di pandemia, la stretta sulle regole è stata proprio data dai Cesari di questo mondo, cioè dal Cesare mondiale, cui i testimoni di Geova tendono a non sottomettersi del tutto. Sappiamo bene che la dottrina dei testimoni di Geova è divisa, ve l'ho già detto altre volte, è divisa in tre fasi. Una, quello che dicono i vertici. Due, quello che viene trasmesso dagli anziani delle congregazioni. Terzo, è quello che
viene recepito dai testimoni di Geova e quello che viene messo in pratica. Sono tre modi diversi, da quello che loro dicono ai vertici, da quello che viene trasmesso dagli anziani e da quello che invece ognuno fa nell'ambito della propria vita. Infatti, formalmente, i testimoni di Geova sono un'organizzazione riconosciuta che è in grado di dare di sé un'immagine di essere ligi alle disposizioni governative, che sono bravo. Molti di voi hanno letto i giornali l'anno scorso, come si sono fatti propaganda, hanno portato un comunicato stampa a tutte le radio, a tutte le televisioni, dicendo che hanno recuperato tossicodipendenti, che sono bravi a fare questo, che hanno fatto studi biblici, hanno fatto quest'altro, una propaganda enorme. Quante volte vi ho parlato di questa propaganda, ecco, che assume caratteristiche veramente mastodontiche quando si parla dei testimoni di Geova. Ma questo, come vi ho detto, è formalmente. Le disposizioni che vengono date, rese pubbliche tramite il sito dei testimoni di Geova e i loro comunicati, vengono poi contraddette perché bocca a bocca quelle stesse disposizioni vengono poi adattate a quello che è l'adulazione che ogni testimone di Geova ha nei confronti della Watchtower. Nei testimoni di Geova esistono decine di regole non scritte che contraddicono le regole scritte, ognuno quindi le adatta in base a quello che è la propria vita. Infatti il singolo testimone di Geova poi sono liberi di interpretarli e così troverete, come vi ho detto già in tante volte, che questa non è una organizzazione, ma sono veramente, come dico in Italia, 3.000 congregazioni diverse. Dove in una congregazione una persona verrebbe buttata fuori e un altro no, uno viene tenuto in considerazione, un altro no, e così via. Se voi parlate con un testimone di Geova di quello che vi sto dicendo, o quelli che sono in ascolto, sapete che cosa vi diranno? Vi diranno una cosa che dicevo sempre anch'io: eh sì, ma dai, ma è diverso. Tenete in mente questa frase, che ve la diranno tutti quelli che incontrate per la strada, tutti quelli che andate in congregazione, tutti quelli che diranno sempre così: eh sì, ma è diverso. I testimoni di Geova non vogliono ammettere una responsabilità personale, oppure che l'organizzazione si è macchiata di qualche cosa perché deve essere mantenuta candida l'organizzazione. Noi non siamo come i cattolici, noi non siamo come gli evangelisti, noi non siamo come eccetera eccetera eccetera. Quindi quando un testimone di Geova o l'organizzazione commette un reato oppure banalmente fa qualcosa che non va, la giustificazione è sempre quella: eh sì, ma dai, è diverso. Per anni, e avete sentito quello che ha letto prima Don Francesco, e loro hanno buttato sentenze e fango contro il cattolicesimo, in quanto le autorità ecclesiaste ne hanno fatte di tutti i colori, ne hanno dette di cotte e di crude. Ma perché io tratto questo argomento? Proprio perché mio padre, i miei zii, quelli che sono caduti proprio a causa di queste nefandezze che hanno detto sul cattolicesimo. Ecco perché io sto cercando di parlare di questo. Potrei non parlarne, dire stai zitto, vivi la tua vita. No, voglio far capire alla gente come, sputando queste sentenze, facendo queste cose, hanno attirato cattolici all'interno della loro organizzazione. Ecco perché mi soffermo su questi punti. Quando poi invece è successo che nel loro interno è successo quello che sta accadendo all'interno della Chiesa Cattolica. Faccio un piccolo esempio sugli abusi sessuali sui minori. No? Allora dice, solo nella Chiesa succede questo. No, non è vero. I casi conclamati sono più nei testimoni di Geova rispetto che l'intera Chiesa Cattolica, pur essendo la Chiesa 1.300.000 persone, i testimoni di Geova 8 milioni, loro hanno più casi. Quindi, se tu parli con loro di questo, ti diranno, eh sì, ma dai, questo è un caso diverso. Ma cos'è diverso? Cos'è diverso? Gli abusi sessuali e la pedofilia sono azioni da condannare sia in una parte che dall'altra, non è che dipende da chi li commette. Esempi pratici di come i testimoni di Geova hanno vissuto il periodo della pandemia e la stanno vivendo sono proprio quello che i governi hanno chiesto ai cittadini, di rispettare il lockdown. Moltissime persone, sapete quanto hanno fatto per rispettare queste disposizioni. Abbiamo sentito come molti sono stati elogiati, hanno elogiato il popolo italiano per l'ubbidienza. I testimoni di Geova, abituati alle regole della propria confessione, avrebbero dovuto recepire in maniera più dettagliata. Invece cosa è successo? Ci sono arrivate parecchie segnalazioni, è qui che vi dicevo che sono in grado di potervele far vedere.
i testimoni di Geova delusi che lamentano un comportamento non consono tenuto da alcuni membri della congregazione di famiglie importanti. E parlo delle famiglie degli anziani, parlo delle famiglie di chi sono pionieri e così via. Forse qualcuno può dire la parola alcuni membri. No, ma arrivano diverse mail con alcuni delle loro congregazioni, quindi sono tanti e tantissimi che in pratica l'esortazione data dagli anziani di rispettare le regole è servito sì dal podio, sentito dirlo al telefono, ma poi nel privato proprio le mogli di questi anziani, proprio le pioniere, quello che vanno a predicare, sono state quelle che non hanno ubbidito a quello che Cesare ha detto. Tra le mail ci sono arrivate una persona ancora attiva nella congregazione che fa appunto pioniera, dice: sono rimasta delusa, come sorelle influenti e di famiglie influenti nella congregazione sono uscite di casa adducendo proprio in WhatsApp motivi futili, non ne potevo più e quindi sono dovuta uscire, facendo sentire stupide quelle sorelle sottomesse che hanno voluto essere ubbidienti a Geova e ubbidienti alle loro regole. Vi sorprende questo comportamento? I due pesi e due misure sono sempre esistiti nella congregazione dei testimoni di Geova, sin da quando ero bambino io, e posso dimostrarvelo e sono in grado con dei fatti ben specifici. Nessun testimone di Geova distingue chiaro, oppure lo fa volutamente, ciò che è peccato e ciò che è reato. Per loro, il testimone di Geova viene imposto di avvisare un anziano se uno flirta con la propria fidanzata, se passeggia in un parco da solo col suo fidanzato o con la sua fidanzata, deve dirlo agli anziani subito, immediatamente. Ma lo stesso fratello, se vede un anziano che dà lavoro a dei fratelli testimoni di Geova e non li mette in regola, li tiene in nero, non deve dire niente. Ma voi pensate che cos'è questa organizzazione? Come può esserci lo Spirito di Dio in tutto questo? Ecco quello che sta oggi accadendo nell'ambito dei testimoni di Geova, che molti sono delusi. Sono delusi da quello che sta accadendo. Vi cito quello che dice una delle esperienze che ci sono arrivate via mail. Parla di un anziano di congregazione che durante il lockdown ha permesso al fidanzato della figlia di continuare a frequentare la loro casa, come se nulla fosse, in barba ai divieti imposti dalle autorità. Le persone che abitano vicino hanno visto questo, hanno detto: ma com'è possibile che un anziano di congregazione che esorta gli altri, dice, lui stesso poi non si attiene? Quindi, come potete vedere da questa esperienza, ci sono due conclusioni. Una, che non tutti i testimoni di Geova si sottopongono alle regole, sono brave persone come voi pensate che siano. E secondo, esiste l'omertà e il silenzio che sono ancora presenti nelle congregazioni. Questi comportamenti in nome di cosa lo fanno i testimoni di Geova? Non in nome di Geova, ma perché loro interpretano. Loro si fanno una religione a modo loro, e questo lo possiamo fare, quello non possiamo fare. Cesare per i testimoni di Geova non è essenziale. Ritengono di dover rispondere solo a se stessi e solo a quello che dice la loro organizzazione. Quindi, per concludere, dico che i governi cosa si aspettavano con chiarezza? Un punto di vista chiaro e ubbidienza che molti hanno messo in pratica. I governi si aspettano chiarezza, per esempio, dal punto di vista finanziario. E cosa fa l'organizzazione dei testimoni di Geova? Non stimola gli anziani a fare questo e continuano a fare cose che non sono lecite sotto questo aspetto, non presentano quello che ci sarebbe da presentare, quindi ne parleremo un'altra volta. I governi si aspettano collaborazione delle comunità religiose in merito alla comunicazione di quello che esiste nell'interno, invece loro fanno breccia, fanno un muro totale, chiuso, nessuno sa niente di quello che avviene nell'interno. I governi hanno chiesto ai cittadini di rispettare il lockdown e neanche questo è stato fatto. Molti di loro, moltissimi di loro, non si sono attenuti. Quindi, per concludere, bisogna stare attenti a fidarsi ciecamente di queste organizzazioni religiose devianti. La devozione cieca a comprare a scatola chiusa, come vi ho sempre detto, può avere conseguenze estreme. Cadere in questa trappola può voler dire rovinarsi la vita, come è successo a me e alla mia famiglia. Chiedete a qualche testimone di Geova quale cosa sia più importante per loro, e Cesare o Geova? E loro vi diranno: bisogna obbedire
a Geova come governante anziché agli uomini. Questo non vuol dire che 8 milioni di testimoni di Geova sono anarchici, che praticano l'anarchia totale, però ci lascia un dubbio amletico. Questi 8 milioni che praticano il culto di Geova e la loro organizzazione, fin dove si spingerebbero se tutelare gli interessi della società, della propria famiglia oppure del sociale? Noi non lo sappiamo, vi dico soltanto, concludendo, staremo a vedere come si evolverà questa organizzazione, perché da quando vi ho parlato la prima volta finora molti cambiamenti sono successi e molti ne succederanno ancora.